Secondo voi ha più calorie una mela o una Kinder Pinguì? Ah, forse prima devo spiegarvi delle cose, va? Vivo come voglio, sì, sono un millennial, ma non so che vuol dire essere un millennial. Va bene, ti aggiorno, sì, sono un millennial, e la vita non so che cosa mi insegnerà. Avete presente quando leggete 134 calorie o addirittura 0 calorie? Ma cos'è tecnicamente una caloria? Allora, la definizione del Comitato Tecnico Scientifico è che una caloria è l'energia che serve per alzare di un grado un chilo di acqua distillata. Di tutto questo potete ricordarvi anche solo energia. Al nostro corpo serve energia, quindi direi che possiamo continuare. Come si calcola quante calorie ha un cibo? In realtà con dei macchinari e delle procedure molto complesse, ma noi può iniziare a interessare che dipende da cosa contiene tra carboidrati, proteine e grassi. Ci basta sapere che un grammo di carboidrati contiene 4 kcal, un grammo di proteine anche lui 4 calorie, mentre un grammo di grassi ben 9 calorie. Ed ecco perché vanno così tanto i famosi prodotti light, perché togliendo anche un pochino di grassi si riesce a cambiare drasticamente il totale calorico di un alimento. Ora, dovete sapere che ingrassare o dimagrire è facile, anziché dico facilissimo, teoricamente. Eh sì, perché dobbiamo vedere il nostro corpo come una stufa. Tutto quello che mettiamo dentro viene bruciato e genera calore ed energia. Se nella nostra giornata bruciamo ad esempio 2000 calorie e ne introduciamo con il cibo 2002, il corpo dovrà immagazzinare da qualche parte quell'eccesso. Se invece ne consumiamo 1800, il corpo dovrà per forza prendere quello che manca da qualche riserva. Ora, attenzione che non sto parlando di calorie bruciate solo in relazione ad attività sportive. Infatti noi bruciamo calorie tutto il giorno, anche stando fermi e anche quando dormiamo. Anche da seduti siamo solo come macchine ferme al semaforo. Fondamentalmente è tutto qui, quindi il primissimo parametro da tenere d'occhio quando vogliamo cambiare la nostra composizione corporea sono le calorie. La qualità dei cibi, il biologico, non è la prima cosa che influenza il nostro peso. E questo è anche il motivo per il quale abbiamo tutti almeno un amico che magari mangia schifezze tutto il giorno e rimane comunque magro. Ah, perché tutti guardano me? Attenzione quindi che la caloria è un'unità di misura e io non ho mai visto un'unità di misura buona o cattiva. Eppure vivendo da sempre nel mondo sportivo vedo e sento ogni giorno storie che danno una morale ai cibi. Quindi la pizza è cattivissima e invece l'insalata è buona. E questo è un problema nel momento in cui vi fa sentire in colpa o sotto stress se vi mangiate una singola fetta di torta anche il giorno del vostro compleanno. E dai! Ora, quello che renderà un cibo migliore o peggiore per la vostra salute è quello che contiene. Quindi no, non tutti i cibi sono uguali, ma ricordiamoci che le calorie sono il primo parametro. Poi ovviamente se le prendo tutte da, non lo so, il burro d'arachidi, starò malissimo. Anche se è buonissimo. Quindi mangiate bene la maggior parte delle volte e non vivete con ansia le restanti. D'altronde vi dico un segreto, ogni singolo giorno di dieta incide per lo 0,3% sul totale anno. E quindi? Da quando mi sono fatto male ho iniziato un tipo di dieta che volevo fare da un sacco di tempo. Ho parlato nei miei video precedenti di come la mancanza di determinati stress sia in realtà dannosa per il nostro fisico. E nel campo del cibo è la mancanza dello stress della fame. Praticamente ogni volta che finiamo la digestione ci troviamo già al pasto successivo e questo in un ciclo continuo e senza fine. Nel mondo del cibo ci sono un sacco di diete, a volte anche con principi opposti fra loro, e spesso funzionano più per la privazione di determinati cibi che per altro. Vi faccio un esempio con la dieta vegana e la paleodieta. In una non si possono mangiare carne, pesce, uova e tutto ciò che è di derivato animale. Nell'altra si dice che i nostri geni sono ancora quelli dei nostri antenati, pre-agricoltura, e che quindi tutto quello che deriva dal grano come pasta, pizza, pane non è tollerato dal nostro organismo e quindi si tende a prediligere appunto alimenti come carne, pesce, uova. Ora, nonostante gli approcci siano completamente in direzioni opposte, spesso queste funzionano per il dimagrimento perché abbassano il totale calorico, visto che quando uscirò fuori con amici in un caso non potrò mangiare molte cose e nell'altro non potrò mangiarne altre,
o anche a casa non sempre ho degli alimenti ideali per poter spezzare appunto la fame. E quindi alla fine inevitabilmente mangerò meno e introdurrò meno calorie. Ora, per evitare queste diatribe, il tipo di dieta che ho iniziato io da quando mi sono fatto male è il digiuno intermittente. E anche se sta diventando sempre più una sorta di moda, diciamo che è una cosa che non abbiamo propriamente inventato noi. Infatti tutte le principali religioni, soprattutto quelle più antiche, hanno dei riti legati al digiuno. Oggi la modalità più usata di digiuno intermittente è quella dell'8-16. Praticamente avrò una fascia di 8 ore in cui posso mangiare e una fascia di 16 in cui devo digiunare. Abbastanza facile. Quindi io per una settimana al mese, da dopo pranzo in poi, berrò solo acqua. Ah sì, perché io ho scelto la versione antisocializzazione, quella che mi fa mangiare dalle 7 alle 15. Perché dai, qualcuno mi scriva nei commenti com'è possibile alzarsi e iniziare a fare cose così. Anche se così si pone un altro tipo di problema. Amore, sono le 8, non è che vuoi uscire un po'? Ah, mi porti fuori a cena? No, però possiamo fare una passeggiata. Vabbè, ma è comunque divertente, no? Ora, io non so bene cosa voglia dire fare una dieta per dimagrire. Ho fatto una dieta per dimagrire forse 2 o 3 estati in cui ero andato un pochino oltre. Ma principalmente nella mia vita sono sempre stato all'ingrasso, come un vitello. Quindi attenzione che digiuno intermittente non vuol dire dimagrimento. Infatti tutte le nostre amiche calorie, quelle di inizio video, sono solo distribuite in un numero minore di pasti, che tra l'altro sono più sostanziosi. E questo è il motivo per il quale generalmente è una dieta abbinata a restrizioni caloriche. Così invece di mangiarmi 40 grammi di pasta a pranzo e 30 grammi a cena, pensando quanto sia triste la mia vita, unisco tutto quanto e ho dei pasti un pochino più sostanziosi. Ora, se alla fine di tutto questo bel discorso voi comunque non avete idea di come calcolare le calorie di un cibo, tranquilli, c'è un'app. Poteva non esserci un'app. Si chiama MyFitnessPal. E vi basta inquadrare il codice a barre di un cibo per averne i valori. E se invece mangiate fuori? Anni fa avevo fatto un format in cui giravo con una bilancina nei ristoranti, scomponevo i singoli piatti e pesavo i componenti per calcolarne i valori. Magari vi lascio la playlist in descrizione. Ma quindi alla fine ha più calorie una mela o una Kinder Pinguì? Allora, una Kinder Pinguì ha 440 calorie per 100 grammi, mentre una mela solo 100. Ma un pezzo di Kinder Pinguì, quindi una Kinder Pinguì, pesando 30 grammi a 130 calorie. Una mela, pesando la bellezza di 250 grammi, togliendo anche i 50 grammi che poi butteremo via, ha ben 200 calorie. E quindi ha più calorie la mela. Motivo per il quale, per il mio spuntino, mangio la cosa con meno calorie. Ah, siete ancora qui? Va bene, allora vi dico che nel prossimo video andremo a fare un riepilogo di tutti gli esperimenti fatti e tireremo le somme di questo mese dedicato al fitness. Quindi iscrivetevi al canale e a ognuno che mette like manderò una Kinder, una sana mela. E seguo Simo con i video di fitness, pure con i video di business. Non è vero tutto quanto quello che dicevano, ora finalmente io lo capisco.